Il centro storico di Teramo sta lentamente morendo. Più di 70 edifici abbandonati, enti pubblici perduti, oltre 3.500 residenti in meno, trasporto pubblico insufficiente, attività commerciali allo stremo, molti appartamenti e locali con il cartello affittasi, decoro cittadino inesistente, uffici pubblici inefficienti, nessun parcheggio riservato per i residenti, riduzione degli stalli bianchi gratuiti per trasformarli in strisce blu a pagamento. Queste politiche scellerate hanno portato il centro storico alla desolazione. Non esiste più la frequentazione del centro che Teramo ha sempre avuto in passato. Il piano urbano della mobilità sostenibile è stato redatto da una società privata sulla scorta di un contratto di gestione dei parcheggi milionario che mette pesantemente le mani nelle tasche dei teramani, costringendoli a parcheggiare lontano dalle proprie abitazioni e scoraggiando gli eventuali fruitori del centro storico. Questo di certo non favorisce la residenzialità né la fruibilità delle bellezze cittadine. L'ampliamento delle zone a traffico limitato in un centro già deserto e privo di traffico è una misura sbagliata che peggiora la crisi in atto. Il PUMS sarebbe uno strumento utile se venisse usato su misura per le attuali esigenze della città, trattando in modo imparziale tutto il territorio comunale, compresi tutti i quartieri e le frazioni. Lo scopo del PUMS deve essere quello di migliorare la qualità della vita, non di peggiorarla. Non è ammissibile un'applicazione limitata al centro storico, mentre in altri luoghi con maggiore densità commerciale e residenziale resta una gestione del traffico senza regole e limitazioni.